Ogni giorno ogni docente deve prendere migliaia di decisioni difficilissime per capire come insegnare senza lasciare indietro nessuno. Come si fa a decidere quando fare cosa? Come facciamo a essere sicuri di procedere nel verso giusto quando pianifichiamo una lezione? Beh, progettando al contrario. Il backwards planning, o progettazione didattica a ritroso, è una metodologia di progettazione didattica che si può applicare alla pianificazione sia di singole lezioni che di percorsi più lunghi. È utile per pianificare una lezione che contribuisca a raggiungere obiettivi di apprendimento precisi, decisi in precedenza. Come farlo? Prima identifichiamo degli obiettivi di apprendimento precisi e misurabili. Poi definiamo un processo di valutazione che ci permetterà di capire se ci siamo arrivati oppure no. Infine, definiamo a ritroso i passaggi necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati. Procedendo in questo modo, possiamo assicurarci di ottimizzare ogni minuto del tempo in aula verso il raggiungimento degli obiettivi definiti in precedenza. La progettazione a ritroso permette di pianificare una didattica realmente incentrata sugli studenti e sui loro processi di apprendimento. Permette di tenere al centro gli obiettivi di apprendimento di una lezione e verificare se questi siano stati raggiunti oppure no. Permette di innovare la didattica superando la lezione frontale. Infatti, la progettazione a ritroso rappresenta la base da cui partire per progettare lezioni minuto per minuto. In questo modo si può sperimentare una didattica attiva e laboratoriale, evitando confusione e difficoltà nella gestione dell'aula. Con la progettazione a ritroso utilizziamo al meglio il tempo a disposizione. Pianifichiamo con molta attenzione la nostra lezione prima di portarla in classe, così ci accorgiamo di possibili intoppi e problemi nella sua struttura. La progettazione a ritroso è un essenziale strumento di inclusione perché permette di ancorare ogni minuto della lezione alle necessità degli studenti. Permette di tarare le lezioni sulle competenze di partenza, le esigenze e i bisogni specifici di tutte e di tutti. Infatti, la progettazione a ritroso è uno strumento preziosissimo per diversificare i contenuti della lezione e personalizzare la didattica.